Signori, oggi giocheremo a cose, nomi e città. Madonna, non ci giocavo penso 12 anni. Io non ci ho mai giocato. Nessuno giocava con me perché ero troppo forte. O perché non avevi amici. Vogliamo spiegare le regole? Il problema è che le nostre regole sono personalizzate come al solito. Allora, ogni round estrarremo delle categorie e una lettera. Bisognerà completare le categorie con una parola o parole che cominciano con la lettera estratta. Vince, e qui c'è il plot twist, l'amicizia. No. Chi fa più ridere? Vediamo come viene. Cominciamo con il primo round. Le categorie estratte sono mobili, grandi città, animali, colori, marche famose. Categoria bonus, chi la sceglie? Io ce n'ho una se vuoi. Vai. Persone che avrebbero dovuto vincere il premio Nobel. Estrai una lettera? Gira la ruota, yeah yeah. I, con la I. Ok. Ok. Ok, è con la U. Possiamo partire? Non mi copiare! Yeti è con la I, no. È con la Y. Mio Dio. Stop. Boh, non lo so, due non li ho messi. Andrea ne ha messi te, penso. Allora, mobili. Non l'ho messo. Ikea. L'iniettore è un mobile? Direi di no. No? È l'unica parola che mi è venuta in mente. Ok, punto da Andrea. No. No, ok, punto a nessuno. Grandi città. Israele. Non è una città, Israele. È la terra promessa. In caso è uno stato. Vabbè, più bella di... Istanbul. Innsbruck. Potrei almeno dire Imola. Imola non grande fa città. Animali, io ho messo Istrice, non me ne veniva... Iddio. Sulla iena. Wow. Vince Andrea con Iddio, mi sa. Non c'era colori. Colori li hai messi tu? Ah, colori sì. Ho messo il giallo. Ma come il giallo? Il giallo anch'io. Indaco. Il giallo. Ma perché il giallo è meglio? Il giallo. È con la I. Ho capito, ma fa ridere Indaco? Vuoi far ridere coi colori? Che siamo un canale per bambini? Leo, punto. Facciamo per mezzo punto, vai. Bella. Marche. Marchio famoso? Illuminati Crew. A mani basse. Avevi Ikea? Io volevo dire i New Store. Persone da Nobel io non ne avevo in mente. Io ho messo delle persone da Nobel. Tu che hai messo? Il duce. Allora, vieni a criticarmi il giallo e poi metti il duce. Dovevamo far ridere, giusto? Mica dovevamo essere politically correct. Prossimo round. Generi musicali. Italiani famosi nel mondo. Cartoni animati. Professioni. Abbigliamento e accessori. Categoria bonus? Posso farla io? È molto facile. Parole affiliate a Dio. Aggettivi di Dio? Con la G. Abbigliamento e accessori. Ma che cazzo. Io ce n'ho uno ma non fa ridere. Come si scrive quella parola? Boh, lo so. Gilet? Con la G. Ah, ok. Ma l'ho già messo. Vabbè. Adesso cambio il mio. Com'è possibile che non so i generi musicali? Il jazz? Sì. Ok, ce l'ho, stop. Ancora 10 secondi. Ma figa, è 8 minuti che siamo qua. Non so il genere musicale. Leo, hai fatto il musicale, l'unica cosa che dovresti sapere è quella. Il famoso genere musicale classico. Non sono certo se sia un genere musicale o un genere porno, però lo metto. Gore? Sì. Generi musicali. Gothic death metal. Oh, è vero. Gay pride song. Ho cercato. Cioè, le canzoni che mettono anche i pride. Italiani famosi nel mondo. Gianni Morandi. Giovanni Leveghi. Jerry Scotti. Giovanni Leveghi, l'autostima ne ha sì. Pacchi proprio. Ti ricordo che prima in Persone da Nobel ha messo io. Ah. In Persone da Nobel ero io. Cartoni. Geova. Goku. I Griffin. I cartoni su Geova sono i migliori. Non li ho mai visti. Non hai mai visto i cartoni su Geova? Con Orion, il mago guerriero. Oh, allora sì, li ho visti. Professioni. Gendarme. La guardia. I garabizziotti. Perché tutti la sua generale? È la sua professione chiamata in tre modi diversi, per caso? Io abbigliamento ho messo un guanto. Che cazzo c'è abbigliamento con la G? Gilet. Gillette. Perché abbigliamento e accessori. Non è un accessorio. Non lo so. Beh, per me accessorio è la collana. Beh, l'accessorio è una cosa un po' accessorio extra. L'accessorio è la collana. Ma quale? Questa. Gli occhiali. Aggettivi per il nostro onnipotente Dio. Io posso dirvelo senza censure? Dio Gesù grande. Con due G. Gesù grande. E gentile. Dio. No, Dio gentilissimo è il mio. E Dio Gaio. Gaio. Felice. Qui c'erano tutti che si aspettavano. Gaio.
Direi che dei punti già non ce ne frega più una un cazzo. Cazzo. Io ho smesso di segnarli. Anch'io. Startiamo un altro round. Parole di quattro lettere. Cosa non si può portare in aeroporto? Ma Andrea, ma non ci sto. No aereo metti. No ae. Poi copio da te al massimo se non mi ricordo della voce, ok? Band e artisti solisti. Quindi musicisti. Musicisti. Dolci. Cose tipiche italiane. Categoria bonus. Luoghi dove ti sei segato. Lettera R. R. Cosa non... Non so più cosa sono le categorie, posso copiare? Cosa non si può portare in aeroporto? Ah. Cazzo, per band e solisti, Christopher Esteban, Pancari Venmore, non ha neanche una che inizia con R. E D-O-L-U-I cos'è? Eh? Dolci? Ah, dolci. Dolci. D-O-L-C cos'è? No, quello ti sei segato. Oh... Eppure ci seguiamo dappertutto, eh. Cazzo, è una vita che mi segue. Avrò qualche luogo con le R. Parole di quattro lettere. Roma. Reni. Rana. Ok, quindi... Grigio. Cose che non si possono portare in aeroporto. Ratti morti. Razzi termonucleari. Razzismo. Hai ragione. Band o cantanti solisti. Ramazzotti. Rolling Stones. Rino Gaetano. Dolci. Ringo. Cazzo. Rancidi. Io non ho messo niente. E vincono i Ringo, wow. Cose tipiche italiane. Prima voi, ragazzi. Io ho rimesso Roma. La Roma, anch'io. Reaction al collegio. Cose tipiche italiane. Va bene, ti diamo il punto, okay, che se non ne siamo più tardi. L'ho preso te direttamente, va bene, è fatta. E luoghi delle seghe? Per la terza volta ho rimesso Roma. Pure io. Anch'io ho già pensato a Roma. Non ne sono certo. Roma fa parte di tre delle mie sei risposte. Pronti? Sì. Vada. Parti del corpo. Strumenti musicali. Beh, per carità, questo dovrei saperlo. Personaggi Disney. Bevande. Cose rosse. Categoria bonus. Motivi per dichiarare guerra. Okay. Ok. Lettera C. Ok. Cose rosse ce l'ho. Anch'io. Ce le ho tutte. Ok. Vai. Parti del corpo. Il cazzo. I capezzoli. Io ho messo le coste. Non sono le costole, sennò Clara mi sgrida. Strumenti musicali. La cornamusa. Il clavicembalo. La corda dell'impiccato. Fa un rumore quando cade. Pom 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 pom. Personaggi Disney. Il mio è al limite. Il mio non è Disney ed è nero. Cioè, Calimero. Mi hai letto? No. Beh, era Calimero. I miei sono Kira e Rei. Dei me contro te. La K. Ignorante. È vero. Io ho messo Cristo. Non so, questo video è sulle verde. Bevande. Cloroformio. Il cloro. Cianuro. Penso che nulla. Grandi drink si fecero quella sera i tre ragazzi. Cose rosse? Cose rosse. Cina. Cremlino. Ah, avete detto cose rosse vere. Io ho messo il cazzo after sex in quel periodo. Questa cringina. Questa ti toglie un punto. Motivi per dichiarare guerra. Io ne ho messi due. La cocaina. Ok. Oppure il calcio. Il calcio. Puoi dichiarare guerra per il calcio solo se il tuo QI è molto basso. Esatto. Comunque. Io ho preso la Palestina. C'ero prima io. Io ho preso l'America. Cazzo, ho finito il petrolio. Cazzo, ho finito. Questa è bella. Altro round? Vai. Ci sto prendendo la mano. Questa persona è la mia. Sport. Frutta, verdure e legumi. Pesci. Pesci? Beh, dai. Ormai avete una cultura. Nazioni del mondo. Categoria extra metterei modi stupidi per morire. Sì, mi piace. Lettera A. Ma questo video non sarà mai... Sì, ma raga, si può anche mettere una frase che non sia Bin Laden che sgozza. No, l'hai messo anche te. Questa persona è la mia amante totalmente maggiorenne. Anna Maria Franzoni. Io non ho messo niente. Vabbè. Forse era meglio non messo neanche tu. Vuoi il cambio? C'era l'opzione B, Achille Lauro. Però fa molto più ridere Anna Maria. Sì. Sport, Apex Legend. Acchiappa la talpa. Affogare.
detto anche apnea. Apnea, beh, devi mettere apnea. Frutta, verdura, legumi, ortaggi e cose che mangiano i vegani. Arancia. Ananas. Anguria. Wow. Arancia. Cosa volevi fare di divertente con i frutti? Pesci. Arcobaleno, Nemo di merda. Anguilla. Aragosta. Non è un pesce, Giovanni. È un crostaceo, ma non mi veniva nessun pesce. Sei sicuro non pesce. Sei un rettile? Nazioni del mondo. Le Hawaii. Hawaii è con l'H. E non è neanche una nazione. Ma di mettere Austria non c'avevo voglia. Australia. Argentina. Wow. Scusa, le tue Hawaii sono molto meglio allora. Non gioco più con voi. Un po' di stupidi per morire. Andrea, ho rotto la videocamera. Attaccati da orzo. Perché no, quando scappa il cane e trova l'orso, il cane arriva indietro dalla persona e l'orso arriva anche sicuro. E dopo è un problema. La mia è questa. Si può tenere. No. Vuoi cambiarla? Anoressia? Anoressia va bene. Bambini, mangiate. Ma non troppo. Pubblicità progresso. Nuovo round. Vai. Categorie: supereroi, coppie famose, nomi per cani più gettonati, elementi della tavola periodica. Io non l'ho mai fatto, neanche l'ho mai vista. Ma è la tavola che usano le donne per tenere conto del ciclo? Sì, è la tavola periodica. Quanto manca al mio ciclo? Uranio, ops. Materiale scolastico. Cosa bonus? Cosa possiamo mettere? Modi intelligenti per fare soldi. Lettera A, M. Coppie famose. Raga, io non so il gossip. Io ne ho messa una. Mia mamma e mio papà. Vai. Supereroi. Io ne ho messi due. E ne scegli uno. Allora metto il primo, Medioman. Anch'io ho messo Medioman. Allora metto il secondo, Marco Merrino nel suo film. Ha fatto film sui supereroi. Io ho messo Madre Teresa di Calcutta. Te lo conosci? Perché non tutti i supereroi hanno un mantello. Coppie famose. Me contro te. Hai ragione. Era proprio, era lì. Era facilissima. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Scegli la M con cui iniziare. Il mio posto è un po' vuoto. C'è talmente spazio che ti puoi parcheggiare. Nomi per cani. Max. Marcello. Madonna. Se fosse femmina. Puoi fare un omaggio alla cantante, chiami il tuo cane così? Va bene. Non è neanche censurabile questo, guarda. Te lo lascio pulito. Materiale scolastico. Merenda. Metanfetamina. Io ho messo matita. Non sapevo cosa mettere. Elementi della tavola periodica. Allora, io non vorrei offendere nessuno. Non sono certo che... Cioè, prima lo chiedo a te. Il Moldavio. No. Assomiglia a un elemento, dai, Moldavio. No. Io ho messo il marmo di Carrara. Cioè, sì che contiene tantissimi, secondo me. Io ho messo il mercurio. Ah, giusto, bravo camper, ci hai stupiti. Cioè, il mercurio va bene, il moldavio no. Modi intelligenti per fare soldi. Mi apro un Patreon. Io pensavo mostrare i nudes a pagamento, però. Anche se... Io ho messo manomettere i freni al parente ricco e solo. Che ti vuole tanto bene. Ok, dai. Raga, se questo video sarà monetizzato, faremo altri episodi. E i prossimi episodi saranno tutti con categorie scelte da noi. Verrà il degrado. Spero che il video vi sia piaciuto. Molto probabilmente questa sera ci trovate in streaming alle 21 su Twitch. Detto questo, via che per oggi posso bastare dal camper. Da Spawn. E da Leo. È tutto, noi ci vediamo. Come? Come? Ma con un prossimo video.